Allora, sono qui con SolidWorks, adesso voglio far vedere come andare a inserire un'immagine nel formato foglio e come soprattutto cancellarla. Ok, dunque vado a fare file, nuovo, che due clic sul formato, sul disegno, sulla messa in tavola, scelgo A4, ok, anche due clic così, qua faccio X, qua o qua, a questo punto vado a inserire, devo vado a modificare il formato foglio, dunque come al solito tasto destro modifica formato foglio. Questo discorso è per fare il cartiglio. Di solito, siccome prendo i ragazzi in quarta, glielo faccio fare. Loro sono abituati a usare una normativa che a mio avviso, cioè, a mio avviso ormai è vecchia, e dunque faccio inserire la ISO 22081. A questo punto faccio inserire anche un'immagine, un logo, ok, che è quello dell'istituto. Allora, com'è che faccio? Ah, e dunque è un'immagine. Io adesso importerò un'immagine qualsiasi, però teoricamente dovrebbe essere quella dell'istituto. Allora, a questo punto inserisci, vado qui, inserisci, ho il formato foglio aperto, inserisci immagine. E l'immagine io vado a prendere, potrebbe essere qualsiasi, vado a prendere Zia Pina, un'immagine qualsiasi, e qui come si vede io la posso trascinare, la trascinerò dove vuole, vabbè, questa è ironica, ho litigato con il panettiere sotto casa, l'ho punito, non comprando più il pane da lui, io lo compro 10 km in un negozio che lo compro da lui, a un prezzo doppio, il senso delle sanzioni della Russia, spiegata a Zia Pina, vabbè. A questo punto, ok, l'ho posizionata, l'ho dimensionata come voglio, così via, la localizzo dove voglio. A questo punto, ok. Il problema adesso è come cancellarla, perché se sono qui, io cance così via, tasto destro, non c'è nulla. Allora, per cancellarla, vedete che io vado su qua, clicco qui, non c'è niente, vado qui, ok, però devo cliccarla solo una volta, così non si cancella. Questo è un rosso arancione, la quadrettatura, ok? Deve essere di così, un clic solo deve essere blu. Una volta che è blu, posso fare canc e si cancella. Ok, questo è importante. Adesso faccio, ripeto, così non cancello niente, così due clic non cancello niente, devo stare attento perché il due clic ci mette un attimo, dipende da come è settato il mouse, però deve essere il contorno blu. A questo punto non c'è il tasto destro, vedete, sarebbe stato comodo, però l'unico modo è andare a, devo far sparire questa con un clic sinistro, a canc, ok, questo è importante. Ok. Va bene, ecco, l'importante è questo discorso qui, un solo clic, leggevo, perché dopo ripeto come è settato, e poi canc, non esiste nulla sul tasto destro, che invece sarebbe stato comodo, però c'è la possibilità canc e si cancella l'immagine, perché magari ho sbagliato immagine, non lo so, qualsiasi, o devo rimettere a posto il cartiglio della messa in tavola del disegno e a questo punto posso fare così. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.